Ciao a tutti, ti lascio perché rischio di innamorarmi. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, ci sono persone che quando capiscono che stanno per coinvolgersi, ti lasciano. Ti lasciano perché? Sembrerebbe un assurdo, eppure no. Questo lasciarti, che poi gli rigenererà dei rammarichi per rimpianti di aver o rimorso, diciamo così, di aver fatto qualcosa che non avrebbero dovuto fare, cioè lasciarti, e quindi vivranno col rimorso che gli darà nutrimento emotivo, ma mettono in atto questa strategia per evitare, è un meccanismo di difesa, di coinvolgersi. Questo lo fanno soprattutto persone molto iperlogiche. E persone che hanno vissuto un forte, diciamo, imprinting molto forti che hanno generato molta sofferenza. Perché l'amore, se viene vissuto, genera intimità. E l'intimità, che ti piace o che non ti piace, va a riaprirti i turbamenti infantili. Allora ci sono dei meccanismi di difesa che cercano di preservare questo, no? Quindi sono persone che quando, hanno una storia che va tutto bene, lasciano proprio perché va tutto bene, quindi si prevede, un coinvolgimento eccessivo. E allora, per stare con queste persone, devi, come dire, non farli innamorare fondamentalmente, cioè non farli innamorare, ma attraverso delle sofferenze nascoste, cioè non attraverso il piacere, insomma. Perché il piacere porterebbe ad aprire proprio in profondità. Invece, se loro soffrono già dall'inizio, che ne so, che tu cerchi di abbandonarli, perché tu li rifiuti o perché tu non sei disponibile, allora si agganciano. Si agganciano perché non va tutto bene e quindi la parte logica, diciamo così, non sente di mettere in atto dei meccanismi di difesa. Perché ricordiamo che i meccanismi di difesa nascono sempre dalla nostra parte riflessiva. Non sente di metterli in atto perché dice, beh, è uno stronzo e quindi tu entri dentro emotivamente. Questa è la tattica che devi usare. È ovvio che come riconosci queste persone? Bene, ci sono diversi schemi comportamentali che ti fanno capire a livello non verbale che si tratta di una persona di questo genere. Tieni presente che quando hai a che fare con una persona di questo genere, cioè che ha una forte paura di innamorarsi, se le cose vanno bene nella relazione, è lì che ti lascerà. E poi le persone dicono, mi ha lasciato, andava tutto bene, mi ha lasciato. Certo, ti ha lasciato proprio perché andava tutto bene. Se le cose non fossero andate bene, non ti avrebbe lasciato. E questo è un qualcosa che dobbiamo imparare a capire per evitare di essere lasciati proprio quando la relazione funziona. Ci sono degli schemi comportamentali che ci dicono questo. Ad esempio, sono questa tipologia di persona qua è una persona che sono tutte le persone che sono attratte da eventi fortemente trasgressivi e destrutturanti. Quindi, chi è attratto da eventi fortemente trasgressivi e destrutturanti ha questa cosa qua, non tollera l'istituzione. E quindi, quando la relazione sta per diventare istituzionale, si sgancia. Questo possiamo capirlo da diversi riflessi comportamentali di cui ho parlato in alcuni video, per cui vai a vedere i video e vedi la differenza tra istituzionale e trasgressivo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.